Alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre sei lodato. Cari fratelli e sorelle, ci sono molteplici spunti di riflessione nel commentare la liturgia della parola odierna. Dagli Atti degli Apostoli scopriamo ancora una volta la bellezza di quella liberazione dalla malattia e dal male che gli apostoli di Gesù operano a favore di persone o di gruppi sociali o di abitanti di una determinata regione, un tempo relegati e considerati dagli ebrei come ultimi fedeli impuri. Nel Vangelo si parla di questo spirito nuovo che Gesù manderà sulla Chiesa nascente, è già un preludio scritturistico che si accompagna a una promessa naturalmente della realtà della Pentecoste, ma vorrei soffermarmi in questo sabato per poter sviluppare evidentemente questi temi domani, per questa sesta domenica di Pasqua, sulla seconda lettura offertaci da San Pietro questa volta. Questa volta perché normalmente la seconda lettura è affidata a San Paolo, agli scritti paolini, nella maggior parte dei casi. Ebbene, mano a mano che l'opera evangelizzatrice, operata, come dicevamo, grazie agli apostoli, avanza e guadagna degli spazi non solo geografici, ma soprattutto interiori da parte dei neoconvertiti, succede che questi nuovi cristiani siano oggetto di motteggio, di dileggio da parte dei pagani, alle volte anche da parte degli stessi ebrei, che per accusarli e svilirli ricorrono addirittura alla vile arma della calunnia. San Pietro, quasi a modo di invettiva, afferma che chi farà del male in questo senso contro delle persone innocenti, leali e giuste che seguono Gesù, sarà lui svergognato di quella vergogna che ha voluto procurare agli altri. Qual è l'applicazione esistenziale? Qual è l'attualizzazione di questa situazione, di questa condizione nel mondo di oggi, considerato come spazio esteriore ma anche interiore? Viviamo purtroppo, o grazie a Dio, dipende dai punti di vista, in quello che un grande mediologo sociologo canadese, Marshall McLuhan, chiamava villaggio globale. La mentalità tipica del villaggio è quella di interloquire con molta facilità su quelle che sono le attività degli altri, formulando dei giudizi grati, ingrati, giusti, ingiusti, parziali, integrali. La mentalità cosiddetta, l'ho scritto e usato, abusato questo termine tante volte, del buco da serratura, caratteristica anche di chi non è impegnato in un'attività produttiva o è una persona, pur essendo impegnato in un'attività produttiva, senza una mentalità tale e che ha bisogno quindi di volgere la propria attenzione verso le altre persone. Ma perché succede questo? Vogliamo scoprirlo insieme, forse mettendoci anche a nudo, perché molte volte quando leggiamo la parola di Dio noi ci mettiamo
come in una barricata dalla parte dei giusti, dalla parte di coloro che parlano sempre bene degli altri, dalla parte di coloro che non diffamano mai, non calunniano mai, quando in realtà chissà quante volte noi stessi abbiamo peccato, in parole, oltre che in opere, in pensieri, in omissioni. Ebbene, all'origine della calunnia, della maldicenza, cosa c'è? Riflettiamoci un attimino. Un peccato che poi diventa molte volte ripetuto, fino a diventare vizio e fino a produrre poi, a causa di questo vizio, altri peccati, che è l'invidia. Noi parliamo male degli altri perché siamo invidiosi degli altri. E perché siamo invidiosi degli altri? Perché gufiamo sulle cose che hanno gli altri, sulle qualità che hanno gli altri e che noi non abbiamo allo stesso modo o per la stessa cosa, senza capire e riconoscere che magari il Signore ci ha dato altri talenti. Noi stessi abbiamo acquistato altre capacità, ma siamo così accecati da quello che gli altri sono e da quello che gli altri fanno, da diventare incapaci di esprimere, a partire da un riconoscimento, quelle che sono le nostre qualità, ordinarie o straordinarie che siano. Quindi l'invidia. Poi che cosa c'è ancora? Un altro vizio capitale, che è il capitano di tutti i capitali vizi: l'orgoglio, la superbia. Voglio primeggiare a tutti i costi, pur essendo un mediocre. E allora che cosa faccio? Parlo male degli altri. La detrazione. Ritengo che parlando male degli altri, abbassando la stima che altri hanno di una determinata persona o di più persone, io venga pompato ed esaltato. San Francesco d'Assisi detestava i detrattori e il peccato di detrazione, che è tipico dei gruppi sociali dove c'è una dinamica di sgomitamento, la dinamica della giungla, mors tua, vita mea, mori tu che vivo io, il carrierismo. Capite allora come la detrazione, la mormorazione, la maldicenza e la calunnia inquinino, da un punto di vista morale, relazionale e sociale, gli ambienti familiari, lavorativi, educativi, sabotando o vanificando quello che è lo scopo stesso, l'oggetto sociale, diremmo, o la finalità di una determinata istituzione nella quale è stato inoculato, mo ci vuole, questo virus mortale della mala lingua. C'è poi un altro atteggiamento che spiega la mala lingua, quello del rancore, che si rifà, ecco, anche in questo caso, bim, si è accesa la lampadina, a un altro vizio capitale, che è quello della collera. La collera che, nella volontà di uccidere moralmente un'altra persona, uccide noi stessi. Se per uccidere un nemico facessi deflagrare una bomba all'interno di una stanza dove io stesso sono presente, anch'io ne sarei vittima. E purtroppo succede proprio così.
Alle volte il rancore ci acceca in modo tale da non capire che la nostra azione è moralmente suicidiaria. E il rancore ci porta ad avere una tale rabbia dentro da incominciare a sparlare contro gli altri, perché magari ci hanno fatto qualcosa quegli altri, quell'altro, quell'altra, che a noi non piaceva. Magari anche ha ragione, ma come si suol dire, rischiamo dalla ragione di passare al torto, perché la conseguenza del detrattore, del calunniatore, è quella dell'isolamento sociale, che significa una vera e propria condanna a morte, perché noi siamo fatti per vivere nella relazione con gli altri. E quando si perde la stima, la credibilità, non quella indotta dalla maldicenza, perché poi la verità viene sempre a galla, la bugia cammina per anni, ma la verità con un salto la raggiunge in un giorno, abbiamo perso tutto, abbiamo fallito, siamo degli sfigati, come si suol dire, o come si dice soprattutto a Roma, è lì che si usa questa espressione. Quindi, di fronte alla bruttezza di questo atteggiamento, dobbiamo sforzarci di non cadere nella tentazione. Perché finalmente, il quarto elemento che ci fa parlare male degli altri, ho parlato dell'invidia, ho parlato della superbia, ho parlato della collera, è la tentazione. Il mondo con le sue seduzioni, prima magari si trattava del nostro io, ma poi anche l'azione esterna del diavolo, il diabolos, lo spirito della menzogna, il divisore, il calunniatore, l'accusatore, così come viene definito dalla Bibbia, la cui presenza ed esistenza è molto chiara. Anche oggi nella prima lettura, tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, vengono citate quelle persone che sono liberate in quanto ossessi o posseduti da questa impresa e da questa azione del principe di questo mondo, che però ha già perso con la risurrezione di Gesù. Siamo noi che lo facciamo vincere quando facciamo le opere non di Dio ma del diavolo nella nostra vita. E per non cadere in tentazione, che cosa bisogna fare? Ce l'ha detto Gesù: vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Mi avvio verso la conclusione. Vegliare significa non solo non addormentarsi, come qualcuno potrebbe fare durante le mie omelie, ma significa essere prudenti, guardinghi, come quando si guida un'automobile o un camion o un motoscafo o un Boeing. In base al mezzo, cioè alle responsabilità, all'età e all'ambiente dove ci muoviamo e viviamo, dobbiamo applicare un'intensità di attenzione proporzionata ai potenziali rischi. E quindi la prudenza, che è quella virtù che ci fa fare le cose giuste al modo giusto, che ci dice quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare, ci deve sempre accompagnare. Col buon senso, con la grammatica dell'assenso, quando con evidenti segni di ragione o di ragionevolezza è bene quello che stiamo facendo, quello che non stiamo facendo, e poi illuminati dalla fede soprannaturale. Una luce che ci perviene nel nostro discernimento quotidiano, particolare, oltre che fondamentale, dallo Spirito Santo con la sua azione, certamente, ma dalla vita di preghiera con Dio puntualmente. Vivere in comunione con il Signore, che non significa la preghiera mantrica, quella la lasciamo magari ad altre esperienze di surrogati di religione, di religiosità o di spiritualità, ma la vita di preghiera significa dialogare sempre con il Signore. Significa, se no il Signore si annoia, qualora fosse possibile, sto facendo un antropomorfismo, poi ci sono i guardiani della fede che mi censurano,
ma significa soprattutto ascoltare il Signore. Questo significa pregare. Non riempire il Signore di richieste, nella sua onnipotenza può fare tutto, non come alcune scimmiottature dell'azione di Dio che noi vediamo nella cinematografia, quando qualcuno vorrebbe essere una settimana quel cinema, quel film americano, una settimana da Dio, ma fa ridere, è una caricatura. Dio nella sua onnipotenza può tutto, però noi dobbiamo anche ascoltarlo, perché alle volte quelle cose che noi crediamo non siano buone, piacevoli, convenienti, in una visione strategica della vita, strategica significa che uno guarda lontano e vede un fine, sono molto utili, sono molto profittevoli per il nostro bene. Chiediamo a Maria in questo mese di maggio di aiutarci veramente, insegnarci veramente a pregare, a essere anime contemplative, non i bizuochi o le bizoche che credono che starnazzando e moltiplicando le preghiere poi stancano il Signore e vengono esaudite, ma con fiducia, umile, sincera, perseverante, chiedere le grazie di cui veramente, 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 se incantato il disco, abbiamo bisogno. E di cosa abbiamo veramente bisogno? Della nostra conversione. Dobbiamo convertirci ogni giorno. Non lo so voi, io per primo sì, io mi devo convertire. Non come oggi in questi giorni c'è tutta la polemica, no? Di chi da cristiano si fa musulmano. Non so che sarebbe successo se la persona si fosse fatta buddista, magari sarebbe stato osannato come un tempo per Codino, il nostro fantasista della nazionale, il calciatore. Ma convertirsi significa essere autentici, essere coerenti con quello che si è, con quello che si è professato, con il nostro battesimo. E chi ci può aiutare? Chi ci può istruire? La mamma Maria. E allora chiediamo a Maria di essere dei veri cristiani, e poiché lei è chiamata beata per aver creduto, Maria ci dia la forza soprattutto di ascoltare, non i nostri fantasmi interiori, non le nostre paure, perché io voglio vedere da lunedì chi vorrà veramente venire alla Santa Messa, tutti scantati, tutti impauriti, tutti impigriti purtroppo, ma non soltanto il popolo di Dio, è anche i chierici, ma avere in lei e come lei, donna forte, il coraggio della fede, perché ascolta la voce del Signore e la mette in pratica, anche se si tratta di salire il Calvario dove ha accompagnato il figlio, ma senza questa crocifissione non ci poteva essere la risurrezione. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.